qualità superiore dei prodotti, tecnologia ed innovazione. Questi sono gli elementi tipici del brand Volkswagen, gli elementi che fanno sì che i nostri clienti ci apprezzino in tutto il mondo. Oggi qui a Parigi Volkswagen allarga la sua gamma presentando innanzitutto la regina del salone per quello che ci riguarda, la nuova Passat, oggi anche in versione plug-in hybrid GTE con 218 cavalli ed un consumo inferiore a 2 litri per 100 km. Ma non è soltanto Passat, per i clienti più giovani e sportivi la nuova Polo GTE con un motore 1.8, una velocità massima di oltre 230 km/h e 192 cavalli e, come potete vedere alle mie spalle, il massimo dell'innovazione con l'XL Sport, un prototipo che nasce dalla partnership con Ducati, che riesce ad arrivare a 270 km/h senza perdere però lo spirito dell'XL1, un'auto che riesce a percorrere 100 km con un litro di gasolio. Quindi questo è Volkswagen, non soltanto questo, anche la nuova Golf GTE, anch'essa plug-in hybrid, e la famiglia Golf che si allarga ancora con la nuova versione della Variant con lo stile all-track. Tanto arrosto ma poco fumo, almeno in termini di emissioni nocive, per queste novità Volkswagen che arriveranno piuttosto presto sul mercato. Si parla infatti di novembre per la Polo GT e per la Passat, mentre bisognerà aspettare i primi del 2015 per la GTE, sempre di Passat, e per la Golf All-Track. Resterà invece purtroppo probabilmente solo un sogno la XL Sport.